Bentornato. Scusami, com'è la situazione? Diciamo solo che Shiva e Titano, che bisticciano, non ci hanno reso la vita facile. Quindi? Come pensavi? I crociati si stanno ritirando. Li seguiremo. Abbiamo appena perso un uomo. Se torniamo senza la testa di Shiva, ci aspetta la stessa fine di Beast. Preferisco rischiare con i sangue ferreo. Almeno morirei combattendo. Ma solo dopo di te. Io non morirò. Non oggi. Dunque è deciso. Non moriremo. Ora, se non ti dispiace, abbiamo un esercito da seguire. Esatto. Risvegliato. Incontro fortuito. Nuove abilità degli Aikon. Le abilità degli Aikon Ciclone Scarlatto e Ondata Incandescente della Fenice sono ora disponibili e potenziabili nella sezione abilità nel menu principale. Ricorda, una volta ottenute, le nuove abilità devono essere equipaggiate nella sezione equipaggiamento ed Aikon. Come si aspettano che uccidiamo? Ok, quindi questo è il nostro Clive. Quindi equipaggiamento ed Aikon. Noi qui abbiamo Fenice. E poi qui abbiamo Fiamme Ascendenti, Ciclone Scarlatto. Ok, credo che non... Esatto, non sia cambiato nulla. Rispetto a tutto il resto. Sì, ok. Va bene, questi sono i punti abilità, che noi già lo sappiamo benissimo. Ah, tra l'altro, minchia, li devo ripotenziare. Ok, facciamo quelle consigliate. Così abbiamo tutte le abilità nuove adesso. Abbiamo la carica dell'energia. Abbiamo tutto quello che mi interessa. Ondata incandescente. Ah sì, ok, questa già... Ok, me la ricordo. Quindi aspetta. Effettivamente... esatto. Ora c'ho questa. Perché questa è quella circolare. Questa invece mi serve anche per parare i colpi, in realtà. Vedi, annulla i proiettili, dopodiché scaglia diverse onde turto-letali e la potenza viene amplificata dall'annullamento delle magie. Ok, no, vabbè, per ora mi tengo questa. Sì, per ora preferisco tenermi questa. Come accessori abbiamo ovviamente gli accessori, quelli, gli anelli, che avevamo anche prima. Allora, come qua? Ecco, io dovrei avere qua gli oggetti. Ecco, portafortuna di Kite. Vediamo che cos'è. Un portafortuna con l'aspetto della zampa anteriore del mitico Kite Sith, un gatto dal manto dorato, i cui artigli scavano tesori dal terreno stesso. Probabilmente tale leggenda ha origine... Ah, ok, più 25% di ghilla ottenuti. E questa invece è la... Madonna, 130. Brandire questa antica spada lunga... Uncinata evoca immagini strane ma familiari di quattro guerrieri senza nome che intraprendono un pericoloso viaggio per salvare il loro regno. Perché questa in teoria dovrebbe essere la spada di Warrior of Light. Quindi sì, vabbè, però 130 effettivamente non è neanche tanto più potente rispetto a quella che abbiamo già adesso, che è 75. Quindi vabbè, però per il momento lasciamo tutto uguale. Ok, non c'è molto da dover dire. Abbiamo qui la mappa che finalmente possiamo guardare e non è più bloccata la mappa, grazie a Dio. Madonna, che bella la mappa. Ok, incontro fortuito. Siamo di nuovo nell'anno 873 e Clive si risveglia dai suoi ricordi in mezzo al caos scatenato dal terribile scontro tra Shiva e Titano. Tiamat gli ricorda la loro missione, sottolineando come non si possa sfuggire all'inesorabile destino dei marchiati. Quindi Tiamat è il mio generale. Ok. Ciao ragazzi, ciao a tutti. È ovvio che no. Uccideremo solo la ragazza che la tiene al guinzaglio.
C'è qualcosa che posso vedere? Ecco, per la lore. Ecco, fatemi vedere qua. Soldato marchiato. Portatori costretti a combattere per la nazione che li ha ridotti in schiavitù. Sebbene siano in grado di lanciare potenti magie, sono considerati del tutto sacrificabili e vengono spesso schierati. Ah, ok, vabbè, questo sì, l'avevamo letto. Un'unità di assassini dell'esercito imperiale incaricata di eliminare la dominante del Regno di Ferro, guardiana del ghiaccio e ricettacolo dell'Egon Shiva. Tutti i suoi membri, compreso il suo capo Tiamat, sono dei portatori, uomini marchiati costretti in schiavitù per la loro capacità di utilizzare la magia. Wyvern, un soldato schiavo dell'esercito del Sacro Impero di Sunbreak, ora al suo 13° anno di servitù. Sebbene sia stato schierato come fanteria di prima linea, le capacità magiche conferitegli dalla benedizione della Fenice l'hanno portato a essere promosso in una squadra d'elite di assassini, dove gli è stato assegnato il suo soprannome. La loro ultima missione consisteva nello scendere nella gola di Nisa, dove era in corso una battaglia sanguinosa tra il Regno di Ferro e la Repubblica di Dalmechia, per uccidere la dominante di Shiva. Ok, quindi per il resto le informazioni sono identiche a quelle che abbiamo ottenuto prima. Qua ci sono oggetti. Qui passiamo in mezzo. I sentieri sono spariti. Sarà un inferno andarsene. Ma un esercito in ritirata e al suo dominante non andrà meglio. Oddio, qua tutti massacrati. Qua ci sono tutti i cristalli di ghiaccio di Shiva. Per le fiamme. Ah, però già l'HUD per combattere ce l'ho, quindi... quindi forse mi stai dicendo che... combatteremo già qua? Qui non si può andare. Qui sopra non c'è nulla, vero? No. Ma ancora non abbiamo visto niente. Ci sono cose nei trailer che si sono viste, ragazzi, che voi non avete idea. Io non vedo l'ora di vedere alcuni paesaggi che si sono visti. Mamma mia. Sto impazzendo. Animazioni un po' ceppe qua, però... laggiù. Quindi, Titano ha abbattuto il morale dei Sangue Ferreo. Ma dove sono gli altri? Non è tutto l'esercito. Aspettate. Ma quella è cosa? La fortuna ci sorride, sergente. Quella è lei, la dominante. E Jill? Ne sei certo? Gli ortodossi dei cristalli. Una fede arretrata per gente arretrata. Nel Regno di Ferro... credono che i dominanti siano aberrazioni impure, nate dal peggior peccato. Solo i loro sacerdoti celebrano i riti di manifestazione. E ne vedo parecchi qui. Finiamoli in fretta. Si combatte. Godo, godisco. Shrinkscott! Adioninir Sagarin! È Jill. Sì, è lei, è Jill. Jill! Certo, ora che quelli vogliono ammazzare Jill, Clive come fa a fargli ammazzare Jill? Non la può uccidere Jill. Fight Alvation now, Kim. Scully asked. Quindi è così che finisce. What? Evis, ti va di uccidere dei Sangue Ferreo? Volentieri. Wyvern, concentrati sul bersaglio. Ricevuto. Ah, quindi è così. Oddio, non mi ricordo i tasti. È bello che ci ho giocato. Alla demo ci ho giocato 26 ore. Sparisci.
Sono debitore. Stavolta no. Ok. Madonna, cominciamo così? Eikon, m'hai manifestata solo in parte. Non mi macchierò le mani del loro sangue. Stavolta no. Porca troia. È bella questa cosa perché non c'è la cancellazione delle animazioni come sospettavano molti. Stavolta no. È finita. Shiva sconfitta. Ok. È morta? No, non penso. Beh, che stai aspettando? Eccoci. No, 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 non è... Non tu. Non qui. Lo faccio io, allora. Porco... Abbiamo compagnia, Wyvern. Ma che cosa cazzo fai? Lordo Hilda Vedra! Porta qui il tuo culo e aiutami contro questi bastardi! Mi dispiace, Jill. L'ha riconosciuta. Ma che ti prende, Wyvern? La dominante. La conosco. La conosci? Guardati attorno. Credi che a queste bestie importi qualcosa? Devi ritornare in te. Ora che abbiamo finito, non farmelo ripetere, Wyvern. Uccidila e chiudiamo questa faccenda. Come la uccide? Io non posso. Non voglio. Vorresti tradire il Sacro Impero? Tradire? Non ho mai prestato giuramento all'imperatore. Questo marchio avrà comprato i miei servizi, ma non la mia lealtà. Combatto per sopravvivere. Credi che per me sia diverso? L'impero vorrà le nostre teste se torniamo indietro a mani vuote.
Se non mi porti la sua, mi dovrò prendere la tua. Te l'ho detto, sergente. Io non morirò oggi. E neanche lei. Questo lo vediamo subito. Cominciamo quindi così, bello, ammazziamo tutti, vai. Già due colpi di scena nel giro di manco un quarto d'ora. Wyvern, hai dimenticato chi ti ha scelto dalla prima linea? Chi ti ha addestrato? Chi ti ha dato un nome quando non lo aveva? Parli come se non portassimo lo stesso marchio, sergente. Ho sempre avuto un nome e non l'ho dimenticato. Ti aggrappi ancora al passato come una coperta logora. E allora morirai come avresti dovuto fare 13 anni fa. Addirittura! Incazzato come i mostri! Sei un niente! Nessuno! E io non cadrò per mano tua! Secondo me sì. C'era un altro attacco. No, a me il doppiaggio italiano mi sembra molto valido, se devo essere sincero. Oh, Deva Pain, grazie per il raid. Benvenuti ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti. Scusate se non ci sono notifiche e nulla, ma per me Final Fantasy è troppo importante. Grazie, grazie Dom, grazie Mod. Io sono praticamente all'inizio, quindi. Ma chi è Ramu? È Sid questo allora. È qua che si incontra con Sid. Quindi lo salva Sid. Torgal. Di qua. Sid. Eccolo. Dannato vento. Su, muoviti. Che ingresso spettacolare di Sid, mamma mia. Eccola lì. Mio caro Hugo, il mio fiero leone del deserto. Vorrei che avessi fatto attenzione inseguendo la lepre. Mi aspettavo di più dal possente titano. Sid ha tante core vibes comunque. Hai piegato la regina del ghiaccio. Non c'è dubbio. Ma dovrai fare di meglio se vuoi rivendicare questo premio. Mia signora, il tuono.
Presto ne sentiremo altri. Ma lei ha questo smalto giallo? Sei sempre stato una viscida serpe, Sid. Raduna tutti. Abbiamo da fare. Grazie ovviamente per i follow, per tutto, eh. Perdonatemi se non avete le ghirigori a schermo, ma... Jill, sei veramente tu. Guardalo, Torgal. Quanto piangeremo quando morirà Torgal. Segugio che vedo. Un ottimo segugio che ti ha salvato la vita, direi. Torgal. Eh? Il suo nome è Torgal. Quindi vi conoscete? Bene, d'ora in poi potresti occupartene tu. Buffo. Credevo che tu fossi più un tipo da ciocobo. Clive Rosfield. Clive Rosfield. Veloce come una fiamma, feroce come un incendio. E con la benedizione della felice. Purtroppo no. Molti ho letto in giro che hanno... Che fossi ancora vivo. Che hanno avuto problemi di FPS. Caso. Anche in performance. Soprattutto nei centri abitati. Calmati, non sono venuto fin qui per il tuo bel faccino. Mentre per lei, invece, valeva la pena sporcarmi gli stivali. Anche perché lei è una dominante, lui è solo benedetto dalla Fenice. Non è messa bene. Sarà meglio chiedere un secondo parere. Io per il momento non sto avendo problemi. Ma sono all'inizio, quindi dovrei vedere anche nei centri abitati che cosa succede. Non scherzo. Beh, non la lascerò qui. C'è un letto caldo che l'aspetta. È tutto a posto? Sei libero di unirti. Vuoi aiutarla, no? Però tu non sei uno schiavo. Sid, se non ci sbrighiamo, Nan ci striglierà. Fa molto Hodor comunque lui. Questo ragazzone. Tipo al Trono di Spade. Una volta rientrati al rifugio, forza. Eh sì, perché ora si rientra al rifugio. Quindi già il rifugio praticamente da subito lo sblocchi. Vedi, segui Sid al rifugio. Noi ci troviamo là. Ah, ma quindi dobbiamo andare così con il... Ah, vedi, con il trasporto rapido. Non c'è tipo una zona... Ok, quindi le macro aree saranno dopo. Quasi arrivati. Siamo nel mezzo delle terre morte. Acuto osservatore. La piaga ha prosciugato la zona. Niente alberi, né uccelli, né magia. E di conseguenza niente vicini. L'ultimo posto in cui uno andrebbe. Casa, dolce casa. Madonna, io sono in hype per le cacce. Io non vedo l'ora di fare le cacce.
Rifugio. Quindi, ah no, c'è subito il rifugio praticamente. Top. Eccolo, lì c'è Mog. Queste sono rovine dei decaduti. Beh, a loro non dispiacerà. E protegge i nostri polmoni. Come sopravvivete senza magia? Come tutti. Duro lavoro e buon senso. Sarai affamato. Le coltiviamo noi, che tu ci creda o no. Come vuoi. Sei tornato. Ah, Taria. E questa è la dominante? Puoi darle uno sguardo? È priva di sensi da quando l'abbiamo trovata. D'accordo. Guts, portala di sopra. Ma Nanni... Non preoccuparti di Caron. L'ho già pagata io. Pagato tutto? È la migliore guaritrice della fascia. Non hai niente da temere. Prego, fa pure un giro. Mi trovi di sopra. Oh, quindi qua adesso possiamo esplorare. Rifugio sicuro. Premendo touchpad si aprirà una mappa dettagliata della tua zona attuale. Le destinazioni dello scenario principale sono contrassegnate da un simbolo rosso. Ok, quindi qua possiamo rimettere la cam, così salutiamo tutti i nuovi arrivati. E ci possiamo fare un giro, quindi. Direi proprio di sì. Ne ha tutta l'aria, non c'è dubbio. Questi parlano già di me, sono famoso. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Twitch, YouTube, tutto. Lì c'è Torgal. Hai ancora fame, eh? Vediamo che cosa ho qui. C'è il fabbro. Cioè, mi ringhia contro il fabbro. Che cazzo? Perché mi ringhi contro? Che ti ho fatto? Carceriere. Vedi di rispettare le regole. O ci dovremo parlare attraverso le sbarre. Va bene, bare. Madonna, questo poverino è senza un polmone. Qui non c'è nulla. Il pavimento dei bagni è a posto? Terrà. Per ora. Sid, botanico, una volta disse che la piaga non uccide la terra, le fa solo dimenticare chi fosse un tempo. Prima o poi anche lei ricorderà tutto. Le serve solo un piccolo aiuto. Di tu però sei uno schiavo. Quindi ci sono molti schiavi, però ci sono anche molte persone libere, in teoria. Il tuo marchio. Lady Taria potrebbe occuparsene. Ah. Sei anche nato schiavo, ma sei un uomo libero ora. Vedi? Perché Taria li rimuove. Infatti Taria è senza marchio, cioè ha la pelle praticamente quasi bruciata, sembra essere. Perché si è rimossa il marchio. Ciao, ciao Jack. No, aspetta, prima di andare di qua andiamo da qua, da questo lato. È vero, sti anelli, a parte tutti i trailer, ricordano il bardo. Dopo il gioco suo spezzò, tornò alla libertà. Il tuono ne annunciò il destino e per quel combatterà. Bravo. Beh, che ne pensi? Bravo, veramente bravo. Mi sento ispirato. Veramente, veramente bravo. Qui c'è la taverna, non può. Se sai leggere, non farlo sapere a Otto. O metterà anche te a lavorare sui registri. Ma io sono sprecato per i registri. Ok, qua non c'è nulla. Quando lo scorrazza in giro, si interessa. Attento,
Ho passato tutta la mattina su queste scale. Scusi? Scusi, non pensavo. Qua non si può aprire. Ok, e qua si ritorna da quest'altro lato. Bene, possiamo andare da Sid. Come vedi, sto cercando di addestrarlo. Ma ogni tanto morde la mano che lo nutre. D'accordo. Speravo che potessimo risolvere il mistero del povero Clive Rosfield. Un portatore dell'esercito imperiale inviato oltre le linee nemiche. Con l'ordine di attendere l'inizio degli scontri per tagliare la gola alla dominante nel caos. Non sapevo fosse lei. Non capisco. Quindi, per salvarle la vita, hai ucciso il tuo sergente per poi scappare tra le colline. Dimenticando come l'impero solitamente tratta i disertori. Perché con quel marchio, amico mio, sai bene che non farai molta strada. Sei caduto molto in basso, Lord Rosfield. E beh. Non si dica che sono un cattivo ospite. Cosa vuoi farne di lei? Farne? Beh, niente. Sarà lei a deciderlo. Se avessi voluto usarla, starei parlando con te? Voglio soltanto aiutare. I dominanti come lei, i marchiati come te. Certo, il regno non approva. Per questo stiamo in una caverna. E per questo ci serve aiuto. Da marchiati che sanno usare bene la spada. Che ne dici, Clive? Vuoi unirti? Sid, giusto. Confido che tratterai bene Jill. Ma finché non avrò la mia vendetta, percorrerò la mia strada. Vendetta? Mio fratello è stato ucciso da un secondo dominante del fuoco. Ah, la Fenice malvagia. Oh, cavolo. Un'altra diceria che si avvera. Se oggi mi trovo qui... La Fenice malvagia? Non era la Fenice malvagia, vabbè. Su questa occasione per 13 anni. Ho dormito per terra, bevuto del fango e ucciso non so più quanti uomini. Hai ragione. L'impero non perdonerà un disertore. Questa sarà la mia migliore occasione. L'ultima. Per questo dovresti unirti a noi. Te l'ho detto, non sono... Interessato, lo so. Uno dei miei scout ha individuato un gruppo di marchiati in fuga a nord da qui, nel villaggio imperiale di Ala Perduta. Secondo lui, in mezzo a loro c'è un dominante del fuoco. Ne è sicuro? Perché non glielo domandiamo? Non vuol dire che mi unirò a voi. Prepariamoci, forza. Nel salone troverai tutto ciò che ti serve, più qualcosa che non ti serve. Divertiti. Troverà qualcosa che ti serve e qualcosa che non ti serve. Beh, mi sembra giusto, mi sembra logico. Tra l'altro lui ha chiamato la Fenice malvagia. Cioè Ifrit viene considerato la Fenice malvagia.
o ella finisce a essere malvagia. Sta venendo qui. Interessante questa definizione. Forse puoi aiutarmi. Sid mi ha chiesto di preparare la missione. Come dovrei muovermi qui? Oh, beh, c'è la vecchia Nan. A pensarci bene, meglio se prima fai un salto da Blackthorn. Un fabbro. E forgia sia, allora. Dai. Aspetta, no, fermo. Ti servirà questa. Altrimenti Blackthorn non ti considererà. E potrebbe non bastare. Ah, vero, che prima mi ha ringhiato. Ha ragione. Ah, room continentale mi ha dato. Allora, ma io vorrei fare una cosa. Dato che comunque alla fine lo possiamo fare, io voglio gli oggetti. Sì, io voglio almeno la spada, la voglio quella del... Tanto la cambieremo prima di subito, perché tanto la cambieremo easy questa. Però voglio vedere se... ecco, cambia anche esteticamente, vedi? Ah, figata. Questa è la spada di Warrior of Light, tra l'altro, per chi magari non lo sapesse. Del primo Final Fantasy, è stata riprodotta anche qua. Sei tu, Blackthorn? Non ho tempo per le chiacchiere. Non sono qui per quello. Accompagnerò Sida dalla perduta e ho bisogno che controlli il mio equipaggiamento. Potresti anche accompagnare la dea Grigor nelle sue sacre camere da letto. Non alzerò un dito per te. Davvero? Esatto, consegna un liquore disgustoso, più adatto a rimuovere l'olio della tela dei pittori che essere bevuto. Dona alle reclute stressate qualche raro momento di dolce oblio durante il loro lungo e arduo viaggio a nord del continente. Allora la vuoi o no? Se no me la tengo. Dannato Guts. Va bene, va bene. Ma non mi mettere fretta. Vediamo come sei messo. Oh. Non resisterebbe neanche a una scoreggia di Moguri. Maledetti imperiali. Condannano i portatori a morte con questo equipaggiamento. Farò il possibile. Soltanto come favore a Geth. Va bene. Forgiatura. Un fabbro può potenziare equipaggiamenti o crearne di nuovi, a patto che tu abbia le istruzioni e i materiali adeguati. Seleziona un oggetto evidenziato dall'elenco, tieni premuto X per crearlo o potenziarlo. Quindi abbiamo la cintura di ferro più uno, che possiamo creare, quindi la creiamo, perché giustamente sì. Con questa cintura siamo pari. Se vuoi qualcos'altro, dovrai portarmi i materiali. Oh sì, farming. Farming, caccia. Un consiglio. Acquolina. Non lasciare che Sid decida cosa è meglio per te. Non lasciare che Sid... decida cos'è meglio per te. Quando qualcosa cambia nel rifugio, appare un avviso nell'angolo in alto a destra dello schermo. Oltre agli aggiornamenti sulle scorte del pegno di Charon e sulle istruzioni di forgiatura per il martello nero, ci sono anche avvisi di nuove missioni o missive e molto altro. Un'icona dorata apparirà anche nel gioco, oltre che sulla mappa locale, per indicare aggiornamenti recenti. Dovrò ringraziare Guts. Quindi qui c'è nuova... Fai fretta. Chiedi. Vediamo. Senti, certo non sono il cuoco, eh. Anche se il dubbio è lecito, si è assaggiato la battaglia di Ascolta. Kenneth. A Sid serviva un fabbro e a me serviva una fucina. Chiamiamolo un matrimonio di convenienza. Di certo il fatto che questa forgia bruci come l'inferno e che funzioni senza magia non guasta. Almeno. Nessun portatore dovrà soffrire per me. Se devi riparare... o riforgiare qualcosa, portamela qui. Insieme ai materiali, se avanzeranno degli scarti, li terrò io. Ok. Quindi se utilizzo la forgia, cosa abbiamo? Ecco, vedi, Claymore più una, che ovviamente mi servono i materiali. Qui non abbiamo nulla. Ecco, bracciali di ferro più uno. Ok, facciamoli. Vedi, qui c'è rinforza. Possiamo fare i bracciali addirittura più due.
Cintura di ferro più 2 e la Claymore invece stu cazzo, come si suol dire. Finito. Sì, bene. finito. Ah, vedi, la mappa è comoda qui, che ti fa vedere bene o male tutto ciò che ti interessa. Cioccobo grasso, Azel bianco, magazzino. Ti va un boccale da Kenneth una volta finito qui? Da Kenneth? Da Zeb qui, no. Dato che sei nuovo, ti do un avvertimento. Tieni le mani lontano dalle scorte o te le taglio e le metto insieme a tutte le altre. Scherzo. Le mani finiscono nella sbobba dei cani. Ah, vabbè. Carino il suggerimento. Ok, qua ci sono le prigioni. Ok, in teoria dovrei aver fatto tutto. Però aspetta, io voglio vedere il ciocobo grasso. Scusa, ma il ciocobo grasso... Ah, è la taverna il ciocobo grasso. Sì. Ma quindi io posso girare da qua? No. Ah, tu sei il maestro della lore. Ma non ti posso parlare? Ecco. Allora... Rifugio di Sid, un rifugio nascosto nelle terre infette della piaga della Ciclonia Centrale, da cui Sid gestisce la sua comunità segreta mirata a liberare i portatori. Sebbene sopravvivere alle terre morte sia solitamente ritenuto impossibile, una combinazione di rovine quasi indistruttibile dei decaduti e di grande ingegno ha portato alla creazione di un rifugio sicuro, dove chi crede nella causa del suo leader può sopravvivere in modo semplice, ma in pace. Blackthorn, fabbro del rifugio di Sid, è un tipo burbero e riservato che preferisce affogare le sue pene nell'alcol piuttosto che condividerle. Ah. Guts, uno dei fidati alleati di Sid, un gigante buono che ha sempre una parola gentile per tutti. Portatore, ok. Eccolo, Sidolphus Telamon. Accerchiato da un battaglione di crociati del Regno di Ferro nelle profondità della gola di Nisa, Clive pensava di essere ormai spacciato finché Sid non è apparso e non ha portato lui e Jill nel suo rifugio sicuro nelle Terre Morte. E sì, Ciocobo Grasso è il nome della taverna, non è il Cicciocobo. Ero convinto ci fosse il Cicciocobo ad aspettarmi. Qui c'è infermeria che ancora è bloccata, non ci posso ancora andare. Ok, ma qui sicuramente ci dovrò andare dopo, perché là c'è la tizia che sta curando Jill. A meno che vediamo. Non credo di poterci andare comunque. Ah, eccola. Anche se le stai addosso come una sanguimosca, non guarirà più velocemente. Ma tu il segno te lo sei tolto dalla faccia? Sì. Posso guardare sotto? No, non posso guardare sotto. Vabbè, sì, lei il marchio, diciamo che se l'è bruciacchiato via. Vabbè. Qui avete un dead ogni 10 minuti, però, eh. Non va bene sta cosa. Ti ringrazio. Ha funzionato. Siete dead dipendenti. Io Forza su, siamo arrivati. Oh, coperte, fai in fretta. Bene, mettiamolo comodo mentre preparo nel letto. Beh, state lì impalati. Qualcuno porti dell'acqua. Vado a prendere un secchio. Tu va a vedere se a Otto serve qualcosa, eh? Sì, vado. Il secchio. Cosa? Ehi, ma io... In che cazzo di casino mi sono cacciato? Chi sono? Chi sei tu? Portatori imperiali liberati. Chi sei? Esatto, la domanda è quella. Merda, così non supererà la notte.
Pensi di trovare le scale dell'infermeria? Ci serve Taria. Ah, ecco. Oh, dai! Muovi quelle chiappe! Infatti ora mi sblocca l'infermeria per questo. Taria era quella che badava a Jill. Sì. La tua amica deve riposare. Bella waifu comunque anche Taria, eh. Le lacrime dovranno aspettare. Bella rossa. Sono qui per Jill. Ti vogliono di sotto. Dei portatori feriti hanno bisogno di cure. Perché non l'hai detto subito? Te l'ho detto. E quindi tu ora puoi sgattaiolare dentro l'infermeria, no? No. Lui si rimetterà, ma dovrò visitarli entrambi in infermeria. Ci sarà molto da fare. Un'altra bella giornata al rifugio. Molti portatori arrivano qui in questo stato. Non è semplice liberarsi delle catene. Per molti di loro è già troppo tardi, una volta trovato il coraggio. Questi sono quelli fortunati. Mi chiamo Otto. Se hai bisogno, chiedi pure. Allora, Otto, vorrei dei rifornimenti. Ah, davvero? Allora Lady Caron sarà più che lieta di aiutarti. Stiamo sbloccando praticamente tutti. Ah, e grazie. Ci vediamo. Ne dubito. Rimarrò poco. Dici. È così, eh? Beh, finché sarai qui con noi, considerati il benvenuto. Ci hai aiutato. Ce lo ricorderemo. Sbloccate missioni secondarie. Ah, sì. Mamma mia, che goduria. Tieni d'occhio, vabbè, i punti esclamativi verdi. Icone verdi sopra le teste di alcuni PNG. Indicano che il PNG ha una missione da offrire. Un elenco delle missioni attuali e completate può essere visualizzato nella sezione diario del menu principale. Dopo aver accettato una missione, i relativi obiettivi appariranno nell'elenco da fare sul lato sinistro dello schermo. È possibile visualizzare gli obiettivi della storia principale e fino a 4 delle missioni secondarie. È possibile assegnare priorità a qualsiasi missione nella sezione diario del menu principale evidenziandole e premendo X. Gli obiettivi delle missioni prioritarie rimarranno visualizzati nell'elenco delle cose da fare fino al completamento della missione, o fino a quando non verrà data priorità a un'altra missione. Lo stato di priorità per una missione può essere rimosso evidenziandola e premendo di nuovo X. Sono ora disponibili le seguenti funzioni nel rifugio. 1000 tomi, esatto, che è il maestro della lore, un compendio in continua espansione su tutti gli aspetti di Valistea, Orchestrion, un jukebox personale per i brani ottenuti nel corso del gioco, ed entrambi sono situati nella mensa del rifugio il Chocobo Grasso e sono visualizzati sulla mappa locale consultabile presso Touchpad. Ok, che sarebbero praticamente... vedo side quest già... Oh sì, sì, madonna, godo. Allora, quello è il jukebox. La musica di sottofondo riprodotta nel rifugio può essere modificata tramite l'Orchestrion. L'elenco delle tracce si può ampliare con le pergamene dell'Orchestrion ottenibili da missioni della storia, botteghe o forzieri del tesoro. Tipo qualche sottofondo bello aggressivo non ce l'abbiamo, vero? No. Peccato. Allora, andiamo anche dal mio maestro della lore. Eccolo qua. Il tuo volto non mi è familiare. Sei nuovo nel rifugio per caso? Diciamo così. Beh, allora ti do il benvenuto. Sono Arpocrates Iperboreios. È un... un nome altisonante, lo so.
Per questo qui tutti mi chiamano semplicemente Biblio, in riferimento ai... beh, ai libri che mi tengono compagnia. E che compagnia! Sono un collezionista, sai? Non di ninnoli e bijou, ma di storie. La storia e la cultura di queste isole mi hanno sempre affascinato notevolmente. Eccoci. Ahimè, i miei viaggi per il regno in cerca di nuovi racconti sono ormai finiti. Così ho deciso di condividere quello che so con chiunque voglia ascoltarmi. Forse tu vorresti ascoltarmi? Dipende. Quando ero molto giovane e vivevo oltre queste coste, ogni sera mio padre mi leggeva l'unico libro che avevamo, la storia di Valistea di Mossi il cronista. Ero così affascinato da questo regno di miti e magie che appena ho potuto mi sono proposto come mozzo su una galea mercantile affinché potessi vederlo con i miei occhi. Tuttavia, al mio arrivo ho trovato una terra di guerre e sofferenze, oscurata dalla piaga del male nei cuori degli uomini. Ciò nonostante ero deciso a seguire le orme di Moss e documentare gli avvenimenti. E così ho fatto, in ogni genere di luogo e in ogni possibile ruolo, finché le mie vecchie gambe hanno potuto. Fortunatamente Sid mi ha trovato a bordo strada, per così dire, e mi ha offerto un posto qui, dove avrei potuto continuare i miei studi pur senza viaggiare. Ok, e qui adesso i mille tomi sono un compendio completo della storia di Valistea che tratta di tutto, dai termini di base alle persone importanti, alla geografia e alla storia. Nuove informazioni vengono costantemente aggiunte man mano che Clive progredisce nella storia. Le voci passate della storia dei tempi correnti possono essere consultate anche qui. Ho inserito alcune nuove voci, oh. Se vuoi leggerle. Che figata. Hai deciso di studiare i tomi? Ecco qua, vedete, ci sono tutte le varie, diciamo, tutti i vari filmati che abbiamo visto e tutte le varie diciture. Ok. Sì, ma qua ci sono side quest però. Ah, una faccia nuova e nuove mani volenterose, spero. Il ciocobo grasso è un'attività impegnativa e siamo troppo pochi per tenerla in piedi. Posso convincerti a consegnare un paio di pasti a chi ha bisogno di sostentamento? Madonna. Se ti disturbo, posso offrirti il contenuto del mio baule e la mia eterna gratitudine. Oh no, ti prego, non cominciamo con le missioni. Non vedo perché no. Spero che siano le prime a essere così. Ed esattamente con chi ho l'onore di parlare? Clive. Lieto di conoscerti, Clive. Io sono Kenneth e mie sono le stanche spalle su cui grava il peso di questo stimato locale. Ora, ho tre clienti affamati che attendono il loro pasto. Prendi questi se vuoi, ma fa attenzione. Scottano. Ma vedi, si può fare anche la priorità subito. Bastardo. Da quanto non ne vedevo. Ecco a lei, signore. Io sono Clive, benedetto dalla Fenice, ma sono fantastico, diventato un cameriere. Sembra proprio delizioso, eh? Grazie, ragazzo. Sei nuovo, vero? Kenneth ti sta già mettendo sotto, immagino. Vecchia canaglia. Beh, ha detto che mi darà qualcosa per il disturbo. Ci mancherebbe. Non siamo più schiavi ormai. È stato un piacere, ragazzo, e continua così. E sangue ferreo se la sono data a gambe non appena eri. Tieni. Oh, ti ringrazio. Spero di non sembrare pigro perché aspetto di essere servito come un lord. Sai, il mio vecchio padrone non è stato molto gentile con me. Mi ha lasciato mezzo zoppo, a dire il vero. Poverino. Sid mi ha accolto lo stesso. Beh, il rifugio è la casa che non ho mai avuto. Una gran bella casa, direi. Eh sì, è bello vedere comunque come anche personaggi secondari vengono in un modo o nell'altro caratterizzati. Cioè, dici, va bene, la missione di per sé non è un granché, perché, cioè, portare le ciotole in giro non è che sia sta gran missione, però...
ti fa capire anche in che situazione ti stai trovando. Del suolo. Il tuo pasto. Un momento, finisco una cosa. Non sarò un peso. In qualche modo sono già utile a tutti, ma forse se padroneggerò questo... Sì, d'accordo. Ma cerca di mangiare prima che si freddi. Certo. Grazie. Ti stanno comunque dando una sorta di... Devo riferirlo a Kenneth. Ti danno una sorta di riferimento anche in base a dove ti trovi, no? Un bel substrato. Immagino. Ottimo. Erano portatori. Tutti e tre. Non schiavi agli ordini di un padrone, ma... uomini che aspettavano il cibo da pari. Infatti, l'uguaglianza è il pilastro su cui si fonda la nostra piccola comunità. Oltre queste pareti, siamo ancora considerati schiavi. Parliamo solo se interpellati, mangiamo solo gli avanzi che ci lasciano i nostri padroni. Il pasto caldo qui spesso è il primo che assaggiamo. Nel rifugio siamo liberi, davvero liberi, di parlare come e quando vogliamo, esatto, di mangiare quello che ci piace mangiare. Questo basta per fidarci della visione di Sid, tu non credi? Ora, ti avevo promesso qualcosa per il disturbo, no? Quello che c'è nel mio baule è a tua disposizione, fanne ciò che vuoi. Boh, non c'è niente nel baule. Grazie, Clive. Torna a farmi visita, d'accordo? Beh, se avrai delle side quest migliori, assolutamente sì. Forzieri del tesoro. Innumerevoli forzieri del tesoro sono sparsi in tutto il regno, in attesa solo di essere saccheggiati. Se ne trovi uno, non esitare ad aprirlo con X per recuperare il bottino. Non preoccuparti, non ti guarda nessuno. Anche lui, calcio alla Jack Garland o alla Kratos per aprire il forziere, quindi va benissimo tutto. Crollare tutto. E là. Ehi tu, tempismo perfetto. Saresti così gentile da portarmi del legname? Scusate. L'uomo al lavoro nel giardino mi ha chiesto un po' di legname. Ah, deve essere Jeffrey, il mastro carpentiere. Fortuna vuole che abbiamo appena tagliato del legname. È sufficiente. Non è andato a prenderlo perché sarebbe crollato, grazie. Tutto. Se siamo fortunati, le pareti dovrebbero reggere ancora un po'. Dice, se mi allontano, beh, crolla tutto. Oh, non è poi così male. E decisamente è meglio delle alternative. Siamo al sicuro e al caldo. Che cosa vuoi di più? Qualche... Non preoccuparti, prendi questi. Li meriti. Benvenuto tra noi. Vero che non Caruccio è tutto stempiato. Non è questione di bisogni, amico. Ora sei uno di noi. Questo è plagio però comunque un po', eh? Cioè lo stanno plagiando per farlo stare... Per farlo stare con loro. Lui ha detto che non vuole unirsi. E invece loro... Ah, ma tu ormai siete nostri. Tu ormai sei qui. Ah, sei il nostro amico. Di qua, di qua.